Castelli, dottoressa Francesca, psicologa, psicoterapeuta. Ad Appiano Gentile, Elissone. L'udito audio roso. Da sempre diamo ascolto a chi vuol sentire. Siamo a Lecco, Morbegno, Sondrio, Isolaccia, Tirano, Bormio ed Elevio. Ambulatorio dentistico Lecchese. Il tuo dentista a Lecco in via Cernaia 16. Telefono 0341 49 50 61. Sono con Francesca Castelli, psicologa e psicoterapeuta. Grazie Francesca per ospitarci nel tuo studio. Grazie a voi di essere venuti. Francesca, quanto è difficile comunicare con gli altri entrando con loro in sintonia? Una volta ho sentito Julio Velasco, famoso allenatore della nazionale italiana di pallavolo degli anni 90, che diceva che non esistono cose difficili e cose facili. Esistono cose che sai fare e cose che non sai fare. A me piace pensare che ci sono cose che vogliamo fare e cose che magari in quel momento non abbiamo voglia di fare, e allora quello che noi vogliamo fare, che magari non siamo ancora capaci di fare, che quindi definiamo difficile, può diventare facile. Allora, cioè, pensiamo in termini di divenire. Oggi magari questa cosa non riesco a farla, non sono capace di farla, ma posso imparare. Così tocchiamo anche il fatto che siamo infiniti e che abbiamo infinite possibilità di apprendimento. E quindi una cosa che è difficile può diventare facile, e arriviamo al comunicare. Comunicare è qualcosa di grande, no? Ci sono tantissime teorie, tantissimi autori che sono entrati in questa parola che è un universo, o forse molto più di un universo. Tu hai detto entrare in sintonia, che è molto, molto bello. La vera comunicazione è qualcosa che c'entra con la sintonia, ci porta a una sintonia, ci porta a una comprensione. Al di là di tante teorie, tutte molto belle, interessanti e affascinanti, credo che possiamo dire in sintesi che la sintonia sia quando si toccano i cuori. Quando noi comunichiamo con qualcuno favorendo il contatto tra cuori e permettendo che il contatto tra cuori avvenga, ecco che si arriva alla comprensione. Comprensione che è un fenomeno complesso che coinvolge tutto il nostro essere, non solamente la parte logica e razionale. E questo mi dà lo spunto per dire che noi a volte parliamo con l'altra persona, le altre persone, con l'intento di far capire. E senti che già, se diciamo capire e comprendere, si attiva qualcosa di diverso in noi. Il capire è più qualcosa di con la testa, con la parte razionale. Il comprendere è un'esperienza globale che coinvolge tutto il nostro essere. Quindi lo sentiamo anche diversamente nel corpo. Se noi ascoltiamo proprio le vibrazioni delle parole capire e della parola comprendere. A me piace pensare di puntare alla comprensione più che al capire, anche perché nel momento in cui noi ci poniamo con l'intenzione di far capire, è come se si entrasse un po' troppo in maniera incisiva nella sfera dell'altro. Mi permetto di dire una con tante virgolette, quasi come una cosa un po' violenta, no? Come se io voglio che tu capisca, ma chi sono per volere qualcosa al tuo posto? A me piace di più pensare che io ho piacere che tu possa comprendere quello che io stia dicendo, ma soprattutto che da questo incontro che avviene tra magari le mie parole e la tua disponibilità ad ascoltare possa nascere qualcosa di bello. E quindi possiamo pensare alla comunicazione come a qualcosa di creativo. A volte far capire mi dà la sensazione di qualcosa di statico. Ok, capito, ma... E invece la vita, l'ho chiamato tante volte, è un continuo flusso e un continuo divenire. E allora possiamo portare l'attenzione. Dov'è veramente la nostra intenzione? Io voglio che tu capisca quello che io sto dicendo. E dov'è la finalità?
Possono essercene tante. Ma come facciamo praticamente, no, Francesca, a cercare di comunicare non parlando alla testa, ma appunto all'anima? All'anima, che bella questa cosa che stai dicendo. Questo praticamente, ti posso dire che non lo so come si fa praticamente, ma anche perché è un'arte, che come tutte le forme d'arte si sviluppa, però come tutte le forme d'arte nasce da un desiderio, da una passione, da qualcosa di veramente che nasce dal cuore, quindi qualcosa di autentico. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è che chi sta comunicando in quel momento può entrare in un'intenzione di veramente di comunicare dalla propria anima, dal proprio cuore, all'anima dell'altra o delle altre persone, perché questo vale sia che parliamo a una persona sola, ma che parliamo a un gruppo di persone, vale che parliamo, se siamo di persona, che siamo magari anche, come siamo in questo caso, attraverso la televisione. Nel momento in cui c'è il desiderio di parlare dalla propria anima, all'anima dei propri interlocutori, già si mette in moto qualcosa di diverso, che se io voglio semplicemente farti capire, voglio spiegare. Mm-hmm. È un processo profondo che coinvolge tutto l'essere di chi sta parlando, ma anche di chi sta ascoltando. È come se in quel momento si creasse una danza. Allora, il fatto di avere un'intenzione forte mette già in moto dei processi. Anche perché io penso che nel momento in cui davvero voglio creare una comprensione, e quindi voglio creare qualcosa di magico, possiamo dire che la comprensione è un atto d'amore, in qualche modo il sistema di chi parla si organizza in maniera tale da utilizzare un tono di voce adeguato, un ritmo adeguato, dei vocaboli adeguati al proprio interlocutore, perché questo presuppone, rende abbastanza spontaneo il fatto di mettersi anche in ascolto della persona che ci sta ascoltando. Anche una gestualità. Assolutamente, poi nasce tutto spontaneamente. È nel momento in cui noi riusciamo a metterci in ascolto di noi stessi e un ascolto di chi ci sta ascoltando, che magari non sta parlando con le parole, perché sta lasciando parlare noi, però sta parlando con lo sguardo. Quindi parte dalla nostra intenzione. Assolutamente sì, l'intenzione è tanto. Poi è chiaro che come tutte le forme d'arti si possono approfondire, si possono toccare tantissimi aspetti. La comunicazione è un fenomeno molto complesso che tocca tantissimi aspetti. Però mi piace far così, lasciare questo messaggio questa sera da un far capire a parole che accarezzano l'anima. E allora, nel momento in cui noi, più che far capire, abbiamo l'intenzione di fare del bene e di creare del bene, tanti parametri si organizzano in maniera spontanea, senza preoccuparci magari troppo di determinati dettagli, ma la voglia di accarezzare l'anima, anche la nostra. Perché nel momento in cui comunichiamo con questa intenzione è come se ci facessimo un automassaggio molto profondo e delicato e massaggiamo l'anima dell'altra persona o diamo un input, per cui poi l'anima dell'altra persona magari si crea anche un automassaggio da sola. Certo. Francesca, grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti. Per averci ospitato e per averci fatto entrare in questo mondo. Grazie a voi, a presto. Ben ritrovati con noi in studio la dottoressa Daniela Limonta, la nostra dietologa. Ciao Giulia. Oggi argomento delicato, Daniela, come dobbiamo comportarci dal punto di vista dell'alimentazione in presenza di un tumore. Esatto, oggi parleremo dell'alimentazione nel paziente oncologico, quindi alimentazione e tumori, ma non in un'ottica preventiva, ma proprio in un'ottica terapeutica. Cosa deve mangiare un paziente che ha già una diagnosi oncologica, che probabilmente è già sottoposto ad un intervento chirurgico, che magari sta già facendo una chemioterapia o una radioterapia. Spesso si considera quasi inevitabile uno stato malnutritivo in questi pazienti, tanto che anche noi, sia un termine tecnico, la malnutrizione nel paziente tumorale si chiama cachessia neoplastica.
Però non è una cosa inevitabile, perché la malnutrizione anche nel paziente oncologico si può prevenire e si può curare. Anzi, studi recenti hanno dimostrato che quasi il 20% dei pazienti con un tumore non riesce a superare la malattia di base proprio per gli effetti negativi e infausti di uno stato malnutritivo. Quindi il paziente che ha un tumore deve sapere che può anche rivolgersi ad un dietologo per impostare una corretta alimentazione, perché la malnutrizione non è inevitabile, si può curare. Quando un paziente deve andare da un dietologo, da un nutrizionista a chiedere aiuto? Quando sicuramente ha perso più del 10% del suo peso abituale negli ultimi 6 mesi. Cosa significa? Un soggetto che ha sempre pesato 80 kg, quando si ritrova ad aver perso più di 8 kg negli ultimi 6 mesi, è già a rischio malnutritivo. Quindi potrebbe rivolgersi ad un dietologo per avere una dieta mirata. Oppure, indipendentemente dal calo di peso, quando ha perso l'appetito. Perché se un soggetto che sta facendo una chemioterapia o una radioterapia perde l'appetito, tenderà a mangiare di meno e tenderà comunque a perdere peso. Il consiglio che do è: non aspettate troppo tempo, non aspettate gravi casi di malnutrizione prima di andare dal dietologo. Io lo dico perché in questi ultimi anni ho visto sempre più pazienti oncologici, ma li vedo sempre in fase quasi terminali, che arrivano da me che pesano 50 kg, 52 kg. Forse bisognerebbe intervenire prima, perché una diagnosi precoce, intervenire precocemente sulla malnutrizione può davvero avere degli effetti positivi. Attenzione che la malnutrizione è una malattia nella malattia, quindi tende a aggravare anche la malattia primaria, il tumore. Gli americani la chiamano proprio the silent killer, il killer silenzioso, perché magari uno pensa solo al tumore e intanto perde peso e sottovaluta la presenza, certo, di malnutrizione. E quali sono invece i benefici di un trattamento nutritivo? Secondo gli ultimi studi, un trattamento nutrizionale adeguato riduce la tossicità indotta dalla radiochimioterapia, migliora la sensibilità delle cellule tumorali al trattamento antineoplastico, rinforza le difese immunitarie, diminuisce la frequenza e la durata dei ricoveri, previene le complicanze post-operatorie e la depressione. Quali sono i trattamenti nutrizionali? Cosa può fare un nutrizionista, un dietologo di fronte a un paziente oncologico che ha un quadro malnutritivo? Può intervenire in diversi modi. Può intervenire con una dieta appropriata, può intervenire con l'uso di integratori, può intervenire, e questo lo si fa in ambito ospedaliero, con la nutrizione artificiale, ovvero con la nutrizione enterale o parenterale. Dal punto di vista dieta, quindi alimentazione per bocca, il primo consiglio è cercare di dare delle diete varie. Proporre al paziente oncologico porzioni piccole. Se voi davanti a un paziente oncologico che ha perso 10-20 kg proponete un piatto pieno di pasta, il paziente non ce la farà mai a mangiarlo, quindi piccoli piatti, piccole porzioni, più spuntini durante la giornata. Il paziente oncologico dovrebbe sempre avere a disposizione le noccioline, le patatine, le scaglie di grana, i grissini, la fettina di bresaola. Deve essere un continuo ruminare, un continuo smangiucchiare, perché di fronte a porzioni grandi il paziente si spaventa. Addirittura potrebbe essere utile, quindi siamo proprio il contrario rispetto alle diete dimagranti, l'aperitivo. Quindi 2 dita di prosecco, un aperitivo analcolico con 2 patatine, un'oliva prima dei pasti, potrebbe anche stimolare l'appetito. Ricordiamo che questi pazienti spesso hanno una percezione alterata dei gusti, magari come esito di chemioterapia e radioterapia. Tendono a sentire i sapori tutti uguali, tutti metallici, amari, quindi non dobbiamo forzarli troppo, dobbiamo anche proprio metterci nei loro panni, sapere che loro sentono dei sapori diversi, però cercare di stimolarli il più possibile. Certo. Anche proprio la cura del piatto, presentare del piatto piccolino, curato, ci sono proprio dei manuali su questi pazienti, sulla nutrizione in pazienti che fanno la chemioterapia, proporre il piatto curato nei dettagli, con le foglie di prezzemolo, delle foglie di pomodoro, del succo di limone, tutte cose che rendono il piatto più appetibile, allettante. Ricordiamo che spesso il paziente che perde peso entra quasi in uno stato di depressione, non ha più appetito, non ha voglia
voglia di far niente, figuriamoci se ha voglia di mangiare grandi cose, tenderà a dire di no, ma allora proponiamogli i piatti che gli sono sempre piaciuti. Quindi se era una persona che ha sempre amato i primi piatti, mi dovrò sbizzarrire a fare dei primi piatti, magari elaborati, presentati bene, e cercare sempre di stimolarlo, mai dire, e beh, c'ha un tumore, non vuole mangiare, poverino, è giusto così. Perché la malnutrizione è davvero questo killer silenzioso, in agguato, che peggiora la malattia, peggiora il risultato delle terapie e peggiora anche lo stato di umore del paziente. Si vede subito, già ad un mese da un trattamento nutrizionale adeguato, il paziente sta meglio, inizia a camminare, a parlare di più, a sorridere. La malnutrizione è davvero un killer silenzioso, è sempre in agguato nel paziente oncologico e noi lo dobbiamo aiutare, perché davvero è una malattia nella malattia. E Daniela, gli integratori sono utili in questo caso? Allora, sicuramente ci sono tanti integratori in ambito nutrizionale. Abbiamo degli integratori a base di proteine, di aminoacidi, altri energetici, vitaminici, dei sostituti del pasto, degli integratori da prendere con la cannuccia a metà mattina, a metà pomeriggio, dei budini iperproteici. Il mondo dell'integrazione è davvero un mondo molto vasto, ma è un mondo specialistico. Quindi chi sa usare gli integratori, chi conosce gli integratori, mai far del fai da te. Tante volte ormai il paziente si fa autodiagnosi con Google, si fa autoprescrizioni, allora è pericoloso. Un tempo si diceva, negli anni 1000 c'era il medioevo, no? L'età buia, adesso siamo nel mediaevo, che però è un'età buia anche questa. Quante volte il paziente arriva dal medico e ti dice, io ho letto in Google che... Io tiro un sospiro di sollievo, dico, guardi che lei ha letto questo, ma io adesso le faccio vedere che c'è un altro sito che dice esattamente l'opposto. Ah sì, l'ho letto. Gli ho detto, e poi c'è un altro ancora che dice una cosa diversa. Sui tumori c'è di tutto. C'è quello che ti dice che non devi bere il latte, non devi mangiare i latticini, un altro sito che dice glutine veleno, quell'altro che dice dovete diventare vegani, basta le proteine animali. C'è in giro tutto e il contrario di tutto. Invece la nutrizione è una cosa seria, deve essere fatta da persone competenti che l'hanno studiata, e soprattutto nel caso del paziente oncologico non possiamo permetterci di sbagliare. Se una persona sana che vuole perdere 3 kg per mettere il costume da bagno a giugno si fa una dieta fai da te, la scarica da Google, chi se ne frega, scusami l'espressione, ma su un paziente oncologico non si può sbagliare, bisogna affidarsi a persone esperte. Il paziente oncologico è spesso un paziente smarrito, perché magari queste domande le ha già fatte l'oncologo, ma non sempre l'oncologo risponde. Delle volte quando vengono da noi dietologi ci dicono, ma il mio oncologo ha detto mangi un po' quello che si sente, quello che vuole, ma io non mangerei più niente, non ho fame e ho perso già 22 kg. E allora lì un bravo nutrizionista deve intervenire, fare una dieta adeguata, dare sicuramente magari anche degli integratori nelle fasi iniziali, ma devono essere integratori mirati per quel singolo soggetto. Ricordiamo che con la nutrizione non si scherza, noi siamo quello che mangiamo, e soprattutto nel paziente oncologico, che è un paziente fragile, diete sbagliate possono essere deletere. Certo. Un paziente che si improvvisa vegano e fa una dieta sbagliata davvero può andare incontro a quadri malnutritivi serissimi. Non affidatevi a Google, se avete una patologia seria dovete rivolgervi a specialisti seri. E poi Daniela, mi viene in mente questa cosa, diciamo spesso che comunque il momento del pasto, mangiare, sono cose, devono essere cose piacevoli, quindi anche in una situazione comunque così complicata, come dicevi, rendere per esempio un piatto allettante può essere davvero ancora più importante. Certo, la presentazione, l'armonia del piatto, dovremmo fare un po' come i giapponesi, no? Che studiano molto la disposizione degli alimenti nel piatto, i colori, perché un piatto deve essere bello anche alla vista. Se ho un tono dell'umore deflesso e vedo un bel piatto, magari sono anche più motivata nell'assaggiarlo. Se il piatto mi viene presentato male, magari ho un parente che vuole che mi sforzo a mangiare la carne, quando io la carne proprio non ce la faccio, sto percorrendo la strada sbagliata. Certo. Invece davvero personalizzare bene le diete in base ai gusti del soggetto, ai propri fabbisogni, e utilizzare sì gli integratori dove servono, ma quelli giusti, prescritti da chi queste cose le conosce. Daniela, grazie come sempre per essere stata con noi, per questi tuoi consigli sempre davvero utili e importanti. Grazie.
Benvenuti nell'ambulatorio dentistico Lecchese, sono il dottor Cazzaniga. Oggi vi parlerò di un problema molto diffuso che è la malattia parodontale. È un problema cronico che colpisce i tessuti di sostegno che trattengono il dente in bocca, quindi gengiva, osso e legamento. Praticamente, come viene indicato in questo riquadro, questo tipo di problematica colpisce proprio i tessuti di supporto che il dente ha in bocca, quindi la gengiva, l'osso e il legamento parodontale. È una patologia molto diffusa. Qui all'ambulatorio dentistico Lecchese abbiamo delle tecniche innovative per cercare di curare e trattare questo problema. Di curare questo problema, diciamo, è molto difficile perché una vera e propria cura non esiste. Si può migliorare la situazione, la stabilizzazione delle gengive cronicizzando il problema e aiutando la situazione a rimanere stabile. Nell'ambulatorio dentistico Lecchese utilizziamo anche il laser, che è uno strumento molto importante che aiuta assolutamente ad asciugare le parti gengivali che vanno incontro a infiammazione e a sterilizzare appunto le tasche parodontali, che sono la principale responsabile di questa perdita ossea. Cioè, che cosa succede? Quando si accumula tartaro vicino al dente, la gengiva si stacca dal dente perché si infiamma come prima risposta infiammatoria da un gonfiore o un distaccamento del dente. A questo punto i batteri vanno sotto gengiva, la gengiva non si riesce più a chiudere perché ormai è infettata e questo produce un passaggio batterico importante dall'ambiente esterno verso l'ambiente interno, perché appunto la bocca è a contatto con l'ambiente esterno, quindi circolano molti batteri e qui inizia una vera e propria perdita ossea. Allora, diciamo che questo tipo di problema tende, come ho detto, a cronicizzare, quindi non dà dei veri e propri sintomi doloriferi, però colpendo delle parti anatomiche importanti può creare sanguinamento, può creare sensibilità e può creare anche una cosa molto importante, cioè dolore alla masticazione. Il fatto della mobilità invece dentale è collegato direttamente alla malattia parodontale, perché quando il problema, diciamo, si spinge molto, c'è una perdita di osso molto importante, molto ampia, allora inizia a perdere stabilità il dente in bocca. A questo punto bisogna poi trovare, diciamo, una risoluzione del problema, magari anche con un'estrazione dentaria. Però prima di arrivare all'estrazione dentaria ci sono delle tecniche che riescono appunto a cristallizzare il problema, a fermare l'infiammazione e a portare avanti il più possibile i vostri denti. Il laser è uno strumento che qui all'ambulatorio dentistico utilizziamo, è assolutamente una terapia indolore, serve per, come dicevo, asciugare le parti gengivali in maniera corretta, sterilizzando le tasche parodontali. Il laser non serve per pulire i denti, il laser serve per sterilizzare e favorire la guarigione delle gengive. Per pulire i denti comunque serve accompagnare questo tipo di strumento con una manovra di pulizia che si chiama levigatore da ricci, che si chiama curettaggio, atta appunto ad eliminare meccanicamente il tartaro che va sotto gengiva. Io il consiglio che do sempre ai miei pazienti è quello di farsi vedere comunque in maniera continuativa per questo tipo di problema, almeno, dico almeno, due volte l'anno, ed evitare le abitudini che possono essere quelle viziate, tipo anche l'alcol, le sigarette, ma anche i problemi parafunzionali. Qui all'ambulatorio dentistico Lecchese collaboro personalmente con un iatologo, il dottor Riamatti Claudio, e insieme valutiamo anche le problematiche collegate alla perdita ossea direttamente con problemi di masticazione, perché magari molte volte dei precontatti, cioè il fatto che l'arcata superiore tocchi prima con l'arcata inferiore, quindi un contatto non corretto tra i denti, può provocare comunque una perdita ossea, quindi trattiamo anche questi tipi di problemi. Quindi, insomma, la malattia parodontale è un problema importante, è un problema che cronicizza, può essere collegato anche ad altre patologie come per esempio il diabete, problemi cardiaci, problemi polmonari, quindi è molto importante non trascurarla e tenerla in considerazione. Grazie per l'attenzione, mi trovate comunque qui all'ambulatorio dentistico Lecchese, venite anche senza impegno, se riscontrate uno di questi tipi di problemi potete venire tranquillamente, un controllo, una lastra, e vediamo insomma di cercare insieme di risolvere il vostro problema, o meglio di cercare di vedere, di mettere un po' a posto la situazione gengivale. Grazie, arrivederci. Siamo tornati a Tirano nella nuova sede dell'Udito Audio Roso in compagnia di Mario Toshiri, audioprotesista. Benvenuto Mario. Grazie a voi. Affrontiamo un argomento di cui avevamo già accennato nella scorsa puntata, perché un problema uditivo può anche diventare un problema sociale. Purtroppo quando le persone si trovano ad affrontare questa problematica
subentrano proprio delle situazioni dal punto di vista sociale molto, molto gravi. Una di queste è l'isolamento. La maggior parte delle persone, che oltretutto tengo a precisare, sono ovviamente persone anziane, trovandosi in questa situazione tengono a isolarsi perché non riescono ad avere una vita sociale, non riescono a parlare con le altre persone e di conseguenza, per evitare di dover far notare questa problematica, tendono a isolarsi. Quando notiamo, in quali situazioni particolarmente? Maggiormente tanto in famiglia. In famiglia tante volte ci troviamo di fronte quando si riuniscono tutti insieme, nonna, la nonna, capiscono di non avere la possibilità di poter dialogare perché non riescono a entrare in discorsi, non riescono a capire quello che viene detto, allora tendono a isolarsi, vanno magari in un'altra stanza, si mettono a guardare la televisione, quindi non partecipano più a questa vita sociale familiare. Mario, tra l'altro, talvolta scatta un meccanismo per cui la persona stessa poi magari non vuole ammettere questo problema, quindi anche chi sta intorno può aiutarlo. Sì, l'aiuto c'è da parte, tante volte in famiglia infatti ci sono i figli che si rendono conto di questa situazione e cercano di aiutare e spingere il genitore a dover risolvere questa problematica. Non è facile neanche questo, perché appunto non c'è l'ammissione da parte della persona del problema. Questo perché? Perché dopo tantissimi anni di protesi acustiche, quindi praticamente le protesi acustiche ci sono dal 1800, vengono viste ancora come un grosso handicap, quindi proprio come una protesi. E non ci si rende conto che la protesi acustica è allo stesso livello dell'occhiale. L'occhiale è stato accettato in maniera migliore, tant'è vero che mettono gli occhiali anche chi ci vede benissimo, e invece la protesi è vista ancora come un grosso handicap e quindi non vogliono affrontare la cosa. Qual è il giusto approccio che devono avere i familiari nei riguardi di questa persona? Il giusto approccio è quello di, io consiglio quello di cercare di fargli capire che è molto più importante riuscire a risolvere il problema, e si nota molto di più il fattore che uno non riesce a capire le parole piuttosto che il fattore di portare una protesi acustica, ma senza spingerli, senza imporle la cosa, perché ci si va a scontrare con un discorso psicologico nei confronti della persona. Quindi io ti impongo di mettere l'apparecchio acustico, io di conseguenza mi chiudo in me stesso e non lo voglio accettare. Certo, anche perché, come dicevamo già la scorsa volta, questi apparecchi anche esteticamente ormai praticamente non si vedono. Certo, proprio anche per questo motivo, tornando proprio al riferimento degli occhiali, dato che anche sono stati fatti grossi passi avanti nella tecnologia, ci sono sistemi acustici oramai che sono praticamente invisibili, quindi di conseguenza non c'è più questa problematica di far notare nel confronto degli altri questo handicap. Ci sono poi una serie di altri strumenti che si possono collegare a questi apparecchi, sia per la televisione che per il telefono? Sì, importanti, proprio perché nella vita delle persone anziane la televisione ha un ruolo molto importante, perché ovviamente la guardano moltissimo la televisione, le persone anziane. L'apporto di sistemi come ad esempio le cuffie senza fili sono delle cose che danno un grosso aiuto, anche perché l'apparecchio acustico, io tengo a sottolineare, l'apparecchio acustico è creato per l'ascolto nella vita di tutti i giorni. Non è detto che l'apparecchio acustico risolvi il problema televisivo, perché la televisione anche quello è un mezzo meccanico, quindi entrano in gioco tanti fattori. La cosa ideale per l'ascolto della televisione è la cuffia. Grazie Mario per averci ospitato anche in questa puntata. Ricordiamo che questa è la sede di Tirano. Dove si trova? Sì, è a Tirano, in Piazza Marinoni, nella Galleria Perego. Grazie ancora. Anna Estetica, il tuo centro estetico a Lecco, via Parini, angolo Nino Bixio 1.
un grande ritorno e una grande novità. Scolpisci e modella il tuo corpo con Physiotron e Lift Creator Agent Tone. Physiotron, che nasce dall'esperienza di IBI Milano, è l'apparecchiatura per trattamenti estetici di nuova e avanzata concezione, che offre risultati sensazionali. Meno una taglia, meno un litro di acqua in eccesso, glutei rassodati e risollevati, per la soddisfazione del 100% delle donne. Lift Creator Agent Tone, il primo trattamento corpo estetico di IBI Milano con azione Lift No Age, che rassoda, tonifica e ringiovanisce. Braccia rimodellate e toniche, seno volumizzato e più sodo, cosce e glutei risollevati e tonici. Prendersi cura di se stessi, della propria bellezza e della propria forma fisica aiuta a stare meglio. Per questo è importante affidarsi a veri professionisti in grado di realizzare un progetto di bellezza su misura. Anna Estetica da anni seleziona prodotti, trattamenti e tecnologie garantendo risultati certificati dalle aziende leader del settore. I nostri trattamenti estetici per il viso vi regalano una pelle senza età. L'anti-aging, per un volto più giovane, levigato, compatto e luminoso. La pulizia ad ultrasuoni, che introdotta dal 1997, permette di eliminare le impurità ed i punti neri delicatamente, senza dolore e senza lasciare segni, ideale per tutti i tipi di pelle e soprattutto per chi soffre di acne, di rigenerare i tessuti senza lasciare macchie e cicatrici. Nella rimessa in forma corpo non basta perdere i chili in eccesso per ritrovare una silhouette più leggera e un corpo snello e sodo. È fondamentale prevenire e combattere tutti quei fastidiosi inestetismi, come la cellulite, la ritenzione idrica, le smagliature e l'invecchiamento cutaneo, che, se non trattati adeguatamente, rischiano di diventare un disagio. Grazie al programma IBI Slim, che unisce le metodiche di IBI Milano e le tecnologie radiofrequenza e ultrasuoni, è possibile contrastare con efficacia l'aspetto a buccia d'arancia, ridurre le adiposità localizzate di 5 cm in 5 sedute, mantenendo i tessuti compatti e tonici, in maniera piacevole e soft. Per ottenere un miglior risultato possiamo unire trattamenti di linfodrenaggio e pressoterapia, per un migliore smaltimento sia dei grassi che dei liquidi. Già dopo poche sedute, il risultato è visibile. E per completare il tuo progetto di bellezza corpo, il programma Longevity ti permette di ritrovare la giovinezza dei tessuti e recuperare tono, benessere ed energia psicofisica. Il tuo problema sono i peli superflui? Di addio, ceretta. Scopri l'efficacia di Laser Diodo, la tecnologia più innovativa per epilazione progressiva permanente per uomo e donna, studiata per agire in massima sicurezza e garantire i migliori risultati in poche sedute. Rapida, indolore, efficace per tutte le tipologie di pelo, tutto l'anno, anche su pelli abbronzate. Vieni a scoprire i segreti e la magia del trucco della nostra scuola di make-up Diego Dalla Palma, in grado di esaltare la tua naturale bellezza per sentirti più bella in ogni occasione e con il make-up professionale per eventi, cerimonie e trucco sposa. Ma se il tuo sogno è un trucco sempre perfetto, la risposta è il trucco semipermanente, che valorizza occhi, labbra e sopracciglia. Sicuro, anallergico e monouso. Per te che vuoi essere unica, il tuo disegno sarà personalizzato e realizzato con penna dermografica, l'unica autorizzata dal Ministero della Salute. Tutto questo solo da Anna Estetica. Seguici su Facebook.
Castelli, dottoressa Francesca, psicologa, psicoterapeuta. Ad Appiano Gentile e Lissone. L'Udito Audio Roso. Da sempre diamo ascolto a chi vuol sentire. Siamo a Lecco, Morbegno, Sondrio, Isolaccia, Tirano, Bormio ed Elevio. Ambulatorio Dentistico Lecchese. Il tuo dentista a Lecco in via Cernaia 16. Telefono 0341 49 50 61.